Lucani Uniti si vince. Leonardo Pinto. Sì, infatti è per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che le due province lucane, Matera e Potenza, viaggiano insieme in questo progetto politico che è anche un progetto sociale di grande rinnovamento per un futuro migliore, per fare in modo che non solo non si blocchi l'emigrazione, ma anche quelli che sono emigrati ritornino da noi, per una gestione corretta delle immense risorse che abbiamo. Da declinare in favore degli abitanti, soprattutto in favore degli abitanti. Quindi è un progetto non ambizioso, o ambizioso, è un progetto giusto, anche se apparentemente ambizioso, che si può sicuramente realizzare affidando la regione a persone innanzitutto competenti. Ha bloccato i lavori, non è stata capace di proseguirli. Questo gruppo di persone, siamo autonomi ovviamente, ci siamo organizzati e siamo riusciti a sollecitare il finanziamento per il completamento di questa della ferrovia. Ora, come si fa a non comprendere che un capoluogo di provincia non può non essere collegato alla ferrovia nazionale dello Stato? Lo ha pensato Zanardelli quando è arrivato la prima volta qui, ma ve ne dico di più. Il mio concittadino di cui vado fiero, l'onorevole Correale, nel 1865 si prese in Parlamento, propose una mozione per collegare Matera alla ferrovia dello Stato. Dal 1865 al 2024, quanti anni sono passati? Bene, bene, però dobbiamo aggiungere un'altra cosa, un altro aspetto. Matera non viene collegata alla ferrovia dello Stato, mentre le FAL, che sono una disgrazia storica della Basilicata e della provincia di Matera, fanno una nuova stazione ferroviaria con un solo binario di un trenino che, secondo loro, dovrebbe collegare Matera a Bari, che occorre per arrivare da Matera a Bari 2 ore. Cioè una cosa che è impossibile, è antistorico. Allora cosa dobbiamo fare? Occorre il buonsenso, la buona volontà. Ma questo possono avere il buon senso e la buona volontà quelli che operano quotidianamente, che alzano la sala cinesca del negozio, quelli che vanno a insegnare a scuola tra mille difficoltà. Non si vuole, per esempio, un sistema giudiziario efficiente. Perché? Perché la politica ha paura del sistema giudiziario efficiente. E su questo aprirei un lungo elenco di inadempienze, di imbrogli che sono stati fatti, compreso l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, ma non mi posso dilungare perché non possiamo fare, ma sicuramente faremo altre cose. Mi dispiace utilizzare questi termini, ma ecco, anche proprio per dare il senso, è che credo tutti abbiano percepito Matera 2019, Matera Basilicata 2019 come un eventificio, dove le risorse messe a disposizione non erano orientate a fare da volano al territorio, è stata diciamo, un'opportunità, ma di tutta la Basilicata di poter crescere, perché io sono fiera di dire che la mia regione, la regione è forse una delle regioni più belle del mondo. E quindi non è stato fatto questo, i fondi erano già stati orientati verso degli spot, verso degli eventi spot, che non, ad oggi ancora abbiamo la possibilità di condividere questa idea, perché ad oggi non hanno portato. Quei ragazzi che oggi conseguono una laurea in scienze dei beni culturali, marketing del turismo, eccetera, 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 di trovare nella propria regione la possibilità di mettere in campo le proprie competenze. Questi ragazzi sono costretti ad emigrare, ad andare via. Camera, allora ti passo il microfono per le domande. Massimo, intanto benvenuti a tutti voi che vedo una compagine numerosa attenta. Lucana, oltre al fatto che questo nostro gruppo, questa compagine di questo movimento si è costituita proprio in base al fatto che è sorto ultimamente un grande interesse per l'associazionismo. Molti si sono riversati nell'associazionismo.
giornalismo perché non hanno avuto risposte nei partiti, non hanno avuto da questa situazione soporifera tutti i cittadini lucani, perché i cittadini lucani non debbono rimanere nell'addormentamento, diciamo così, ma devono comunque essere consapevoli di quello che può accadere, di quello che può accadere a tutti loro, a grandi competenze, vanno messi nelle condizioni di potersi esprimere, perché c'è da dire che molte competenze purtroppo emigrano, vanno